Ciao. Ciao amici, allora ci ritroviamo con l'appuntamento settimanale. Questa volta dobbiamo andare a battere la Lega Pokémon. Siamo finalmente arrivati alla... Non è vero, Sono scherzo. qua alle scale, entriamo. Arrivo, vai! Ok. Ciao Pino! Intanto però ci sono anche le domande, coso. Aspetta che devo sistemare... No, adesso mentre faccio la lega non rompi i coglioni. Dopo. Va bene, aspetta che battiamo Pino. Sullo Allora, spazio. tanto chi cazzo metto contro Pino? Ah, vai bene, nero sei Io piano. ho un Bronchess appena evoluto, quindi. Come avete capito, ho catturato Raikou. Sì, me lo sono trovato nell'erba. Sì, ho preso la Master Ball. Sì, è bellissimo. Oh no, vai, Dlorz. Ah, ma sei ancora contro Pino? Esecutore. No, ma sei ancora contro Pino, serio. Sì, perché quell'idiota di Pyloswine continuava a colpirsi da solo. Io vado da Ah. Bruno. Aspetta che devo... No. No, Devo tu non devi. spegnere. Non trovi revitalizzanti. Rip. Ciao Ciao. Karen. Quella la cui frase viene presa da tutti, ma non ha un senso. Ehi, ti va di giocare i tuoi Pokémon preferiti nel VGC? Se vuoi morire male. Volentieri. Siamo andati un po' troppo pesanti con l'allenamento. No, ti aspetto da Lance. Arrivo tra esattamente poco. Ciao, presento D'accordo. Dragonite. Oddio, no, Markro. Vai, grr. Ah, mando grr a morire contro Gyarados, chi se ne frega. Ok. Sono alla prima frase di Lance. Oh, dammi 2 secondi. Ok, vai. Ti stavo aspettando. No, non ho messo Gnorp davanti, Sei un porco. cretino. Vabbè, succede. Ciao, Gyarados con Gyarados. flagello. Iperraggio. Scusi. Vabbè, senti meglio dei coglioni. Aerodactyl, mandiamo Dlarz. Ciao, Dragonite, ti presento il mio. Sì, Ciao. io c'ho Slowbro con Gelo Pugno, Renditi conto. Ciao, Charizard. È rimasto a Ciao. un PS. Credo di aver vinto. Io quasi. Ecco, Yeah, sono il nuovo campione. Charizard. Ok, ho vinto anch'io. Sì, Eh sì, ho. Lance è finita. Tararara, 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 tararara. E sono già a fine. Ben già finito il let's play, vero? No. Cosa manca? Ah! Un'intera regione! Sì, ma Ah ah! da adesso in poi sarà ancora più veloce. Cioè che faremo due Esatto. palestre a puntata, spero. Dimmi, Ed. Sì. Vaffanculo. Grazie, ciao. Dammi il biglietto. E non ho volo. Insegnare a... Se lo insegno a Dragonite, chi se ne frega. Dunque, le domande sono le seguenti. Gene Sputtanato chiede: cosa ne pensate del fatto che il terzo capitolo della serie sarà Pokémon Prisma? Non sarà Pokémon Prisma. Non è detto, non si sa, sono tutte teorie. Poi Andrea Nicolai chiede: il gioco Pokémon preferito della serie principale? Platino. EarthGold. Mentre invece della spin-off penso Esploratori del Cielo. Idem. Anche se la contende, almeno per me, con Ombre su Almia. Steve chilometri 50. Best girl di To Love Ru Darkness. Questo qua era per te proprio. Sempre Lala, sempre solo Lala. Phalanx 13, che non la leggo perché ti odio. No, dai, Poi poverino. abbiamo Alex Oliveux. Sapete se esistono programmi per modificare i giochi di seconda gen? Se sì, quali sono i migliori? Sì, esistono. Non, io non sono esperto di Vai su Pokémon GBA. Hacking e E sulla li sezione trovi. programmi. C'è la sezione Hacking GBC, quindi lì puoi trovare tutto. Esatto. Poi abbiamo Gabri94ita che chiede: a parte le hack ROM di Bisharp, avete una ROM in particolare che vi ha fatto così tanto schifo? Si chiama Outlaw. Si chiama Pokémon Sole e Luna GBA. Fuschio, pesce preferito? In che senso? Non il tuo.
Lorenzo Checcacci scrive: che ne pensate di Pokémon Vega e degli altri capitoli della serie? Io non penso perché non so. Non li ho giocati, mi spiace. Mannaggia i giapponesi che fanno le hack in giapponese. E poi le traducono... in barba al giannese. No, ma quanto visto sono interamente fatte con Fakemon. Ecco, allora già una cosa che non mi piace. Bene, andiamo avanti. Why? Simone Olla chiede: come avete conosciuto il glorioso 17 dei Tube? Grazie a Marron Merda 2. Grazie a Marron Merda 2. No, allora, aspetta. Prima l'avevo incontrato io. Che se non mi sbaglio, l'allora Kraft e l'odierno Mad Phoenix disse: dobbiamo provare Scarce Edition. Quindi, vieni a fare una live con noi. D'accordo. E lì c'eravamo io, Mad, Tonks e il glorioso 17 dei Tube. Poi l'abbiamo conosciuto meglio quando praticamente è uscito Marron Merda 2 nel 2015. Sì. No, sì, 14. 14, credo. Così. Non mi ricordo. Credo di aver rimosso. E dopo lì comincio la big amicizia di spacchettamenti e Dragon Ball. Dopodiché abbiamo... E indovina un po' chi c'è. Parli del diavolo e del Jack che si scrive. Ah, pensavo fosse Avon, mannaggia. No, ci ha chiesto cosa ne pensate delle hack del Davvero sei stronzo. Sono bellissime, consiglio a tutti di giocarle. Sì, vabbè, la metà coperta te la fichi su per il culo. Bene, Lagin Warrus ci chiede: vi è piaciuta la... No, vi piace la categoria Shemale? È riferimento al genere porno preferito dell'episodio scorso. Non risponderò, ma ti chiedo io adesso una cosa: che gusti c'hai? Poi Red From Canto chiede: qual è la trama di un gioco Pokémon che preferite? Trama e Pokémon di solito non vanno proprio a braccetto, però Mystery Dungeon in generale, sì. Anche per quanto mi riguarda la cosa è la medesima. Per la serie principale penso Bianco e Nero. Forse per me è il 2. Cioè Bianco e Nero e Bianco e Nero 2. Meglio Bianco e Nero 2, mi è piaciuto di più. Cioè andiamo a battere Sorgente qui. Io l'ho già sfidato, vado a battere Sabrina. Darky 701 che chiede: se mi dai 2 secondi che faccio fuori sto tizio. E coglioni, stridio, te lo metti su per il culo. Acrom non mainstream preferita. Non mainstream. A parte che non esistono Acrom mainstream, penso. Ma io resterei sempre su Life of Guardians perché non la conosceva nessuno, praticamente. Idem. Marco Tus, come vede descrizione del perché vi piace? Beh, diciamo che nella sua semplicità riesce a raccontare una storia bella. La narrazione c'è, l'ambientazione c'è, ci piace la regione. Sì. Difficoltà decente. Perché direi dire? Che ottimo. Marco Tosoni chiede: uh-huh, cosa ne pensate del Bowser versione Jotaro Dio in Super Mario Odyssey? Yare yare da sé. GoldFox98 chiede: uomo del pilastro preferito. Uomo! Alex Oliveux ancora, mi sembra, perché l'ho visto anche prima. Sì, vabbè, ma non importa, potete fare tutti i fuck you Avon che volete. Quanto siete felici quando dovete registrare un hack di B-Sharp? Va bene, un numero da 1 è suicidio. Io penso ai Lasur quando registro cose. Lasur? Sas. Beh, io direi che con questa carrellata di domande possiamo lasciarci. Ok. Perché abbiamo già una medaglia di canto in quanto tempo? Aspetta, in 15 minuti di... Ne ho già prese 3 io. Cosa? Ah, ma te sei andato avanti perché io devo anche leggere. E leggere sì, io no. Pezzo di merda. Ok. Va bene. Ci vediamo al prossimo episodio.